La risposta di Kate Middleton ad un'offesa involontaria non si è fatta attendere. La principessa del Galles ha dimostrato grande eleganza. Kate Middleton è tornata agli impegni reali, dopo aver annunciato a settembre 2024 di aver finalmente concluso la chemioterapia. Ora che l'estate volge al termine, posso dirvi quanto sia sollevata nell'aver finalmente completato il mio ciclo di chemioterapia. Gli ultimi 9 mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia, e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute. Per la sua prima uscita ha accompagnato William a Southport, dove hanno incontrato le famiglie delle bambine accoltellate durante una lezione di danza, lo scorso 29 luglio. La principessa sta tornando pian piano ai suoi doveri, ma ci vorrà del tempo prima che possa riprendersi del tutto. Kate, fino ad oggi, è stata protagonista di numerose uscite pubbliche, ma in una in particolare si è trovata ad affrontare una dichiarazione che non si aspettava assolutamente. Kate, grande imbarazzo per l'offesa, come ha risposto la principessa? La principessa del Galles ha fatto sapere che presto, non appena starà meglio, riprenderà completamente in mano la sua vita e soprattutto porterà avanti tutti gli impegni in precedenza programmati. Oggi il suo viso è famoso in tutto il mondo, dato che è la moglie del futuro re del Regno Unito, ma a quanto pare non tutti l'hanno sempre riconosciuta. Come riporta il Mirror, durante un evento passato è stata scambiata per l'assistente di William. L'equivoco è avvenuto diversi anni fa, quando erano in visita alla Shire Old Home di Cardiff. Si sono messi a parlare con gli anziani ricoverati e con il personale della struttura. Tra un discorso ed un altro, il principe e la principessa hanno avuto modo di conversare con l'87enne Joanne Drew Smith, ed è proprio la signora che rivolgendosi a William gli ha detto: «È la tua assistente?», indicando Kate. Quest'ultima non si è lasciata toccare dalle parole dell'anziana e scherzando ha risposto: «Beh, sono la sua assistente. Lo sono da molto tempo». Come fa sapere ancora il Mirror, la principessa è nota per il suo atteggiamento molto calmo e riflessivo, cosa che ha dimostrato anche in quell'occasione. Ed è proprio per questo suo comportamento che era particolarmente apprezzata dalla regina Elisabetta, tanto che, fin dal suo ingresso nella famiglia reale, ha fatto di tutto per farla sentire a casa. Secondo il sito, la defunta monarca le avrebbe addirittura permesso di visitare Balmoral e di portare la sua macchina fotografica, per scattare qualche foto al paesaggio.